intanto le ringraziamo del fatto che ha accolto il nostro invito. Noi le presentiamo ufficialmente questa cartellina dove all'interno c'è un documento, c'è il nostro disegno di legge e quello che noi pensiamo che siano questi lavoratori precari, perché il paradosso consiste proprio nell'uso di termini impropri che li vede come volontari, volontari di un servizio, come dice l'amministrazione, e paradossalmente questo non è. Quindi le consegniamo ufficialmente questo, la ringraziamo per essere intervenuto. Buongiorno a tutti, non dovete ringraziarmi, è mio dovere nel momento in cui, cioè, a me pagate anche per questo, per ascoltare o quantomeno in questo senso per fare da tramite intermediario. Io mi occupo di politica estera, sono il vicepresidente di una commissione, non mi chiamate onorevole, veramente, io non le palle viene questa roba. Le palle viene di parlare di occuparci soltanto, veramente, cioè l'altro giorno hanno comprato 14 miliardi di euro di F-35, uno dice viene qua a fare il populista, io credo questa, io non ne posso più e voi mi portate un disegno di legge, questo disegno di legge la commissione che si occupa di questo lo vaglierà, se è utile per la collettività, è utile per voi, per i precari dei vigili del fuoco, vi assicuro che lo depositeremo, cercheremo in ogni modo di farlo calendarizzare dalla Camera, ma la Camera dei Deputati non legifera, non le fa leggi, sono balle queste, sono balle. Io prima sentivo qualcuno e diceva incazziamoci sì, però moderatamente, non serve più incazzarsi moderatamente, non serve più. Io non ci credo nella violenza, questa frase che ho detto adesso potrebbe essere presa dalla stampa, incitamento alla violenza, perché così fanno, con noi fanno in questo modo, minimamente. Io so solo che i risultati che abbiamo ottenuto in quel palazzo li abbiamo ottenuti quando li abbiamo minacciati di occupare le commissioni parlamentari. Se non avessimo fatto questo, i Galan, i genovesi, i deputati che si sono rubati i nostri soldi del PD e di Forza Italia, starebbero ancora in Parlamento, invece l'hanno arrestati, anche se pensate che continuano a percepire doppia indennità. Galan, che è un galeotto, uno che sta agli arresti domiciliari, prende una doppia indennità come deputato della Repubblica e come presidente della Commissione Cultura. Quando il paese è così, ma di che stiamo parlando? Del precariato, ma di che stiamo parlando? Ci dividono su ogni cosa, sul tema dell'immigrazione, destra-sinistra, sulla guerra in Libia, ci dividono. Il compito loro è dividerci, noi cittadini. Io ora sto col Movimento 5 Stelle, ma non starò in Parlamento sempre. Un due legislature massime e noi siamo obbligati ad andarci, non è detto che io farò la seconda legislatura, perché quello è un palazzo, è una vasca di squali, è pieno di mafiosi, di lobbisti. Cioè io ho questa, la rabbia vostra, la rabbia mia. Di uno che si taglia lo stipendio, apre le piccole e medie imprese e dall'altra parte deve vedere gentaglia che compra armi e che parla di guerra in Libia e che salva il culo a mafiosi, a piduisti che stanno lì dentro, le cifre. Ecco, io questa proposta di legge la porterò in Parlamento, sappiate che la maggioranza ce l'hanno, amici dei mafiosi, amici autisti dei camorristi, piduisti, gente di questo sistema, l'Italia è questa, l'Italia è questa, io ve la devo dire la verità. Perché se vi dicessi come fanno loro farò il mio meglio, perché no, ottima questa proposta, però in effetti il precariato si può sconfiggere, noi abbiamo questa idea, però siamo favorevoli al confronto, cioè questo fanno gli altri, vengono ogni tanto, vi dicono questo mi occuperò, io farò da tramite, ve lo prometto, questa legge passerà? No, la verità è questa legge non passa finché non c'è una vera presa di coscienza dall'opinione pubblica generale, al di là di quello che vota uno, a me non mi interessa destra, sinistra, non mi interessa. Qua c'è un popolo intero che è vessato, che è schiacciato, che è violentato da una classe dirigente di delinquenti, perché di questo ci stanno pure gli onesti lì dentro, ma sono sotto scacco dei delinquenti, e i delinquenti gli dicono o fai così oppure perdi il posto di lavoro che so 14.000 euro al mese. Se si tagliassero lo stipendio, dice fa il populista, se si tagliassero lo stipendio a queste persone, quanti precari dei vigili del fuoco potrebbero essere messi in regola? Quanti con quei soldi? Voi 14.000 euro li prendete in un anno probabilmente. Scusate. Rischiando la vita. Tu mi devi dire, però, tu mi devi dire più
Io, un cittadino che sto lì dentro, più che farmi cacciare dalla Camera e prendere 35 giorni di sanzione e 10.000 euro di multa, più che tagliarmi lo stipendio e restituirlo, più che fare denunce su denunce e rimediare pure minacce, perché noi riceviamo minacce, dimmi tu che devo fare, dimmelo, io lo faccio. Però me lo devi dire. Io non c'è credo. Io quando ho occupato il tetto della Camera, per salvare la Costituzione, sotto c'erano 600 persone, non ce ne stavano 60.000. Purtroppo pure questo, perché l'italiano è pure un po' così, io non ci credo nella violenza in sé, credo nel controllo, cioè credo nella pressione. Io sono stato l'altro giorno a Mantova, dove il sindaco è sotto inchiesta per 'ndrangheta, per corruzione, perché l'andrangheta si è infilata dovunque. Si è infilata nelle cooperative rosse, non sta più in Calabria, la mafia si è infilata dovunque e oggi in Italia si parla di tutt'altro proprio per farci dimenticare che le mafie si sono infiltrate e lì vanno via i soldi. No, ma ormai il governo è in dovunque, si è istituzionalizzato. Ma quello si dice, quelli sì, 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 è così. Guardate che quello che è successo in Grecia, la Grecia è stato un topo da laboratorio, hanno provato a fare di tutto, tagli sul welfare, tagli sulle forze dell'ordine, sui vigili del fuoco, per vedere il punto di rottura, cioè per vedere quando è che il popolo greco inizierà davvero ad arrabbiarsi e non si sono, parte una prima fase e non si sono del tutto arrabbiati, perché poi subentra una sorta di depressione, ognuno ha pure i propri cazzi a casa sua, cioè deve rimediare un tozzo di pane per la famiglia, e non è che c'ha tutto il tempo, purtroppo succede pure questo, no? E lo sfruttano questo. Questo è successo. Il governo dei mafiosi, tutto qui. È così. Praticamente, è così, e te lo dice uno che sta in Parlamento. Ci vogliono far credere che la mafia è rimasta 20 anni fa quando era. Non è così. Adesso la mafia sono i servizi. Io vi dico, mi hanno attaccato perché a Mantova ho suggerito ai cittadini di fare dei picchetti democratici, per carità, mica voglio che. Fino a che il sindaco non si dimette, perché non paga nessuno. Perché il problema è che se pagasse uno, quello dopo probabilmente attuerebbe in modo migliore. Noi siamo il paese che oggi parliamo di terrorismo e che vengono 300 hooligans che gli consentiamo di fare quello che cazzo vogliono qui e il ministro dell'interno dice non è colpa mia, il sindaco Marino non è colpa mia, il Zingaretti non è colpa mia, il presidente del consiglio dice ah adesso pretenderemo le scuse. Cioè il paese questo è. E che volete da me? Che faccio il mio dovere? Io lo sto facendo al meglio. Al meglio, mi faccio il mazzo, non mi fermo mai un fine settimana, stasera vado da Santoro in un'altra tana di leoni perché spesso quello che vogliono far credere è che noi siamo dei cretinetti che non studiamo e ci vado a provare a parlare, ad aprire, insomma, a portare la mia visione un po' di politica estera, l'appiattimento nei confronti degli Stati Uniti d'America. Provo a far questo, io di più non posso fare, io non vengo qui a dire farò quello che di più non posso fare, prendo, lo porto alla Commissione Affari Costituzionali, che se ne occupa, Roberta Lombardi, e noi organizziamo pure incontri con le forze dell'ordine, perché il governo considera Vigili del Fuoco, forze dell'ordine, una spesa di bilancio e non un investimento per la sicurezza dei cittadini. Cioè questo è il dramma, voi siete una spesa da bilancio da eliminare se non ci stanno i soldi, ma per le armi ci stanno i soldi, per pagare lo stipendio dei corrotti, dei vitalizi ai mafiosi. Questo, certo, questo è un dibattito. Perché non fate una cosa molto semplice? Dimmela. Io mi aspetto da 20 anni, ma nessuno lo farà mai, forse gli unici siete voi, no? Col vostro capo. Convocate tutti i media italiani, da una parte e dall'altra, quindi Messaggero uguale Cartagirone, che scrive solo quello che fa comodo a quella sera là. Certo. Tutto il resto funziona così. Convocate comunque sia una sala stampa dove sono presenti tutti i media e anche media internazionali e si fanno nomi e cognomi. L'avremmo fatto 2000 volte. I sappi di questo paese, a partire da dirigenti, non è che stanno campagne nulla, ci sono confezioni fisiche che rispondono a nomi. E non si vanno mai, non è tutto quindi loro. Come ti chiami, scusa? Lo stesso travaglio, bisogna ormai qualcuno che si ha responsabilità, soprattutto gente ben pagata, e comincia a avere le palle per cominciare a dire Santoro, allora, terra dei fuochi, i responsabili sono, signore, papà, via domicilio, che si sanno pure dove stanno, quello che fanno e le società pubbliche che si occupano. Come ti chiami tu? Danilo, l'avremmo fatto 1000 volte. 1000. Dopodiché il popolo, una volta che viene messo a conoscenza, non fa quello che deve. Ma il popolo non lo sa che Galan riceve due stipendi da presidente della. No, lo sanno in tanti, in Veneto lo sanno, però tanti gli sta bene. Il problema è quanti italiani vivono in
È quello il problema. La maggioranza non se ne parla di niente. No, la maggioranza non sono, però tanti italiani purtroppo hanno paura di perdere quel briciolo ancora di sicurezza che hanno con il sistema. Cioè il voto di scambio funziona in questo modo. Funziona in questo modo. Ma non soltanto al sud, non soltanto al sud. Certo, lo so, questo è un altro problema. Aveva preso il 40%. È vero. Sì, sì. È vero pure questo che c'è un assenteismo totale. Brava, 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 scusate la voce, a noi Santoro non ci chiama, capito? Allora parla di questa realtà, di quella che è realtà, noi questo, siamo di questo che ogni giorno rischia di lavoro. Questa sera il corso del nostro paese sono loro, siamo noi, sono noi. Una cosa, allora diamo i soldi agli extracomunitari. Sì, però pure questa roba ti prego, usciamo da questo meccanismo, perché è quello che vuole il sistema. Oggi noi sugli extracomunitari due proposte abbiamo fatto e stasera le dirò, guarda, arrivo su, ti rispondo subito a te. Le quote che gli extracomunitari che hanno il diritto all'asilo vengano suddivise su tutti i paesi dell'Unione Europea, non soltanto, fammi un attimo parlare, non soltanto Italia, Francia e Germania, e poi che l'Unione Europea finanzi direttamente dei posti, diciamo, di valutazione delle richieste di diritto all'asilo direttamente in loco, cioè in Africa. Perché non lo fanno secondo voi? Perché ci guadagna la classe politica con gli immigrati e noi ce la prendiamo più con gli immigrati che con questi ladri che ci guadagnano. Così bisogna capirlo. Ascoltate una cosa, stasera io mi prendo due impegni. Io mi prendo due impegni con voi oggi. E gli impegni che mi prendo li mantengo. Stasera la puntata di Santoro è sulla Libia. Io cercherò, non è sempre facile, cercherò di dire: Santoro, guardi che oggi io ho fatto un incontro con i precari dei Vigili del Fuoco, gradirebbero essere invitati da lei per parlare di questa problematica. Quello che diceva la signora sull'assentismo alle urne, e tu anche al fatto, questo è purtroppo. Però fatemi finire, e poi mi dici subito io. L'altra, mi prendo queste proposte e le do a chi di dovere. Non me ne occuperò io, sempre per essere corretti, perché io mi occupo di politica estera e di altre questioni. Per essere corretti, perché chiaramente noi ci dividiamo i compiti, non è che tutti si occupano di tutto. Questi due impegni me li prendo. Spero che riuscirò, perché spesso in televisione ti interrompo, rifallo, però ce la metterò tutta per dire che io tra l'altro sono contento di essere venuto qua, perché mi sono pure un po' caricato di vita vera, di umanità, di problematiche vere per portarle stasera in televisione, perché il problema è che se stai sempre dentro a quel palazzo, tu pensi che la vita sia Montecitorio, dove c'è, vuole il prosecchino onorevole, dove ti chiamano onorevole, ti aprono la porta e ti trattano come uno della corte di Versailles. E guarda che uno lì sta troppo là dentro, alla fine ci sente migliore del popolo. Per cui io vi ringrazio, non vedo di ringraziarmi, non ho fatto niente. Come? Sì, fa una pressione popolare, sì, io ci credo questo. Io credo. Come? Non ho capito la domanda. Questo è il pensiero condiviso dal movimento. E te lo dico io. Dimmi. Da tutti quelli del Movimento 5 Stelle, qualora il Parlamento promuovesse una legge, un qualche cosa a favore dei precari dei Vigili del Fuoco, lei la deve votare. Ma ci mancherebbe altro. Non facciamo come è successo. Ma perché io non devo? Ma scusate, ma perché? No, perché noi è così. È così. Ma io? Ma per quale motivo devo votare contro la legge che sistema i precari dei Vigili del Fuoco? Ma perché? Come? Scusate, di quando parlate? No, a me piace fare il dibattito. Parli della senatrice Blundo? Ah, ok. Anche la? Ah, scusa, forse la Blundo. Scusate.
scusa, così no. No, però l'unica cosa, solo quei due nomi me li fate sapere. Scusate, solo quei due nomi. La ragazza giù ha parlato della senatrice Blundo e il ragazzo di un'altra senatrice. Mi dici solo l'altro nome? Carfagna. La Carfagna? Carfano. E chi è la Carfano? Non lo so chi è. Ah, forse la Catalfo, può darsi? Ok, quindi Blundo e Catalfo. Ok, sarà mia premura andare lì e parlare di nuovo con loro, ma non mi risulta mai che queste proposte siano state votate. Sì, ragazzi, lo so. Il faremo, però questo lo dovete anche capire, che esiste una forza d'opposizione che, che tutti gli altri sono uniti contro una forza di opposizione. Non è che noi abbiamo i numeri per far approvare delle leggi, perché la prima che faremo approvare, come sapete, è il reddito di cittadinanza. Questo voi lo dovete capire. Io qua non vi sono venuto a dire faremo, se ci avete fatto caso. Non vi sono venuto a dire questo. Il senso del mio discorso è totalmente differente. Gli altri vi dicono faremo. Io vi sto dicendo che farò da intermediario, che proverò stasera, perché poi possiamo all'opinione pubblica, non c'è possibilità a farmi portavoce, diciamo, e dire vogliamo parlare del problema del precariato nei Vigili del Fuoco, e lo dirò stasera da Santoro, ci proverò, ve lo giuro. Come? Come? E stasera è tutto sulla Libia. Perché in Libia c'hanno i precari dei Vigili del Fuoco. Loro, scusate, c'era un attimo lui da prima. Quello che diceva la signora prima, che comunque c'è un assenteismo alle urne, non è un problema fondamentale, perché purtroppo questo problema è determinato dal fatto che, non so, lei quanti anni ha? 36. Quindi giovane. Il problema è che nella fascia dalla fine degli anni 70-80 fino adesso hanno tarpato le ali alla classe politica che poteva dire la sua per rimanere incollate alle poltrone. Noi abbiamo gente che viene tenuta, ci manca poco, deve essere alimentata per rimanere viva. Scusate il paradosso. Però noi siamo assenti alle urne perché abbiamo, io sono anni che non riesco a mangiare per lo schifo che vedo, perché noi siamo qui dentro e facciamo ore di lavoro, turni a 12 ore, notti, non abbiamo salti duro, non abbiamo nulla, c'è ancora gente che sono 30 anni che sta lì dentro e 30 anni che penso tanto ai cavoli loro. Io la penso con te. E quello è il fatto, purtroppo il problema non è legato alla destra, è un problema che si è creato da 30 anni a questa parte, che non c'è stato un ricambio nella classe politica, quindi la loro mentalità è legata al vecchio stampo. Sì, però è pure vero che oggi il ricambio... Purtroppo il ricambio non c'è stato. Non so se avete fatto caso. Non c'è stato il ricambio. Le facce nuove, ma sono sempre pilotate. Ma le facce sono pilotate perché ce li mettono loro. Cioè, vanno tolti prima loro, tutti quanti loro, via, poi si ricomincia da capo. È quello che abbiamo provato a fare noi, ragazzi. E ci hanno massacrato su ogni cosa. Che se sbagliamo un congiuntivo ne parla Al Jazeera. E poi questi mafiosi si rubano tutto. E la stampa se ne occupa relativamente. E la stampa non si occupa di questo problema vostro. Cioè, di lavoro e cambiarli. Ma non il Vigile del Fuoco, che nasce come Vigile del Fuoco e deve fare Vigile del Fuoco. Scusa un attimo, però per correttezza, perché sennò tutti possono interrompere giustamente, però se tutti alzano la mano, io questi impegni mi riprendo, però vi chiedo pure qualcosa, no, anzi non vi chiedo niente, perché anche se può chiedere niente a voi, anzi tutto quello che state facendo ci puoi chiedere tutto, siamo pronti a tutto. No, cioè io non lo chiedo a voi in quanto, diciamo, settore sociale colpito, lo chiedo in generale un po' a tutti i cittadini italiani, di provare un po' a informarsi in maniera alternativa, di non credere alle palle che ci dicono sempre in televisione, sui giornali, come diceva quella ragazza. 30 anni di servizio, intanto ci credo. Di medaglie e encomi, ho il plauso delle persone che sanno, ma che mi vanno la credere a me? Certo. Che chiedo di pagarmi il biglietto del treno? Diglielo a Santoro. Glielo dirò stasera. No, ma vi ringrazio, io mi auguro di avere un po' oggi percepito di nuovo, e per quello lo facciamo, un po' di realtà. E di provare stasera appunto a portare la realtà vera, cioè la realtà che c'è. Io vi ringrazio, ho detto, e sono io che ringrazio voi. Sono io che ringrazio voi, stasera ci provo e mi farò da tramite, parlerò con quei due senatori che sono stati nominati dai ragazzi giù in fondo più critici,
questo sarà un altro mio impegno, e darò tutto il materiale alla commissione che si occupa di questo, che soprattutto, se non erro, la prima commissione, la commissione affari costituzionali, e noi, chi si occupa moltissimo delle forze dell'ordine è anche il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. Potremmo anche provare a organizzare, vediamo un po', mi viene in mente, sto ragionando con voi, un incontro alla Camera con il vicepresidente Di Maio, che si occupa di questa cosa. È un altro...